Hare Krishna, buongiorno a tutti. Continuiamo la nostra lettura dello Srimad Bhagavatam. Om Agyanti Mirandasya Gnanjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. Vandeham Shri Guru Shiyuta Parakamalang Shri Guru Vaishnavangscha Shri Rupang Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitang Tang Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shivishakan Vitangscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourange Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanushute Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpaturubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Vaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Io vishesha shunyavadi paschata desitarane. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. È sempre Daniele, ha cambiato foto. Non ti ero conosciuto. Allora, oggi cominciamo un nuovo capitolo, sempre il terzo canto, secondo capitolo, intitolato Uddhava ricorda Sri Krishna. Questo vediamo nello Srimad Bhagavatam, anche se siamo al terzo canto, qui si fa una cena, una piccola riassunta di passatempi di Krishna, così, perché lo scopo finale è arrivare al decimo canto, che è il viso sorridente di Krishna. Ricordiamo che Srimad Bhagavatam è Krishna stesso, è il corpo di Krishna stesso. E i primi due canti, per esempio, sono i piedi di loto del Signore e il decimo canto è il viso sorridente di Krishna. E qui avremo nei prossimi capitoli un piccolo accenno ai passatempi di Krishna. Da Uddhava, recitato da Uddhava, grande devoto, cugino di Krishna, consigliere. Verso 1. Shishukuvacha iti Bhagavata prishta kshatravartam priyashrayam prativaktum nakotseha autkantyat smariteshvaraha. Shishukuvacha iti Bhagavata prishta kshatravartam priyashrayam prativaktum nakotseha autkantyat smariteshvara. Shishukuvacha, Shri Shukadeva Goswami disse iti così Bhagavata il grande devoto prishta interrogato kshatra da vidura vartam il messaggio Priyashrayam, che riguardo l'essere più caro, Prativaktum, per rispondere, na non cha anche utseha, divenne molto desideroso, autkantyat, kantyat, da un'ansia eccessiva, smarita, smarita, ricordo Ishvara, il Signore. Ma non deve essere senza ansia. Coscienza di Krishna, questa ansia per Krishna, ansia per vedere Krishna, desiderio intenso, non è l'ansietà come sperimentiamo noi. È ansia trascendentale per il piacere di Krishna.
Allora, traduzione di Sua Divina Grazia Srila Prabhupada. Sri Shukadeva Goswami disse: quando Vidura gli chiese di parlare del più caro di tutti gli esseri, Sri Krishna, il grande devoto Uddhava fu incapace di rispondere subito, turbato dall'emozione che suscitava in lui il ricordo del Signore. Verso 2. Già nella sua infanzia, all'età di 5 anni, era così assorto nel servizio di Sri Krishna che quando sua madre lo chiamava per la colazione mattutina, non provava nessun desiderio di mangiare. Spiegaci, invece noi non vediamo ora di mangiare. Spiegaci, infatti, Maharaj Pariksit, proprio qui dal Srimad Bhagavatam, per 7 giorni e 7 notti non ha mangiato, non ha bevuto, perché era così assorto ad ascoltare a Shukadeva Goswami, lo Srimad Bhagavatam, che ha dimenticato di mangiare. Spiegazioni. Uddhava era per natura un devoto di Sri Krishna, un Nitya Siddha, un'anima liberata dall'istante stesso della nascita, eternamente Nitya ed eterno, Siddha eternamente perfetto. Tutte le anime nel mondo spirituale sono Nitya Siddha, noi siamo Nitya Bada, praticamente eternamente condizionato dal tempo immemorabile. Perciò già nella sua infanzia serviva in tutta spontaneità Sri Krishna. Era solito giocare con bambole che rappresentavano Krishna e le serviva vestendole, nutrendole e adorandole. Durante i suoi giochi era costantemente assorta nell'opera di realizzazione spirituale. Questo è il segno di un'anima eternamente liberata. Non ho dovuto meditare e praticare per realizzarsi, per diventare cosciente di Krishna, era già eternamente cosciente di Krishna. Dimostrato lo fatto già da bambino, era completamente assorto nei giochi a servire Krishna. Questo è il segno di un'anima eternamente liberata, di un devoto che non dimentica mai il Signore. Infatti Srila Prabhupada spiegato a due discepoli una volta dicendo: non è mai stato un momento che ho dimenticato di Krishna. Avete capito cosa vuol dire? Perché queste anime che scendono dal mondo spirituale, che vengono qua dal mondo spirituale, come Srila Prabhupada, sono anime eternamente liberate, non dimenticano, non sono influenzate dall'energia materiale o condizionate come noi. La vita umana ha lo scopo di ravvivare la nostra relazione eterna col Signore e tutte le ingiunzioni religiose servono a risvegliare questa natura assopita dall'essere individuale. E quanto più rapidamente avviene questo risveglio, tanto più rapidamente si realizza la missione della vita umana. In una buona famiglia di devoti, il bambino ha l'occasione di servire il Signore in molti modi. Un'anima che è già avanzata nel servizio devozionale ha la possibilità di rinascere in una di queste famiglie illuminate. Ricordiamo, non è a caso dove ci siamo nati, le famiglie in cui siamo nati, esattamente secondo il nostro karma, i nostri desideri. Nasceremo in una famiglia, quello giusto, adatto. E questi grandi devoti nascono in famiglie di devoti, molto elevate. Infatti Prabhupada dice alla prima pagina del libro di Krishna che suo padre era un puro devoto che gli insegnava tutte le pratiche di coscienza di Krishna. Lo conferma la Bhagavad Gita 6.41. Shuchinam Shimatam Gehe Yoga Brashto Vijayate. Il devoto che ha fallito nella via della perfezione ottiene l'opportunità di rinascere in una famiglia di Brahmana qualificati o in una famiglia ricca e nobile. Questi due tipi di... Questo è per chi è fallito nel senso non è riuscito a diventare completamente cosciente di Krishna entro la fine di questa vita,
E così avrà un'altra opportunità nascendo in una famiglia di Brahmana o molto ricca e nobile. Avrà molte opportunità di continuare finché non raggiunge la perfezione di coscienza di Krishna. Questi due tipi di famiglie offrono la possibilità di risvegliarsi naturalmente alla coscienza di Dio. Perché soprattutto in queste famiglie dove Sri Krishna è adorato regolarmente, il bambino può facilmente imitare il sistema di adorazione praticato dai genitori. Infatti, Prabhupada raccontava come suo padre aveva un piccolo negozio di stoffa, ma che l'apriva tranquillamente. Prabhupada raccontava che le attività principali di suo padre era di adorare le divinità di Radha e Krishna. Nel senso, principalmente passava il tempo a adorare, offrire offerte, a fare vestiti per sue divinità di Radha e Krishna. E poi una parte della giornata apriva il negozio e lavorava. La sua attività principale era. E Srila Prabhupada è nato e cresciuto vedendo suo padre adorare Radha e Krishna, e così lui imitava, come qui viene menzionato, che anche Uddhava quando era bambino imitava nei suoi giochi di adorare la divinità di Krishna nella forma di bambole di Krishna, Radha e Krishna. Il metodo detto Pancharatri Ghi, usato per educare le persone nel servizio devozionale, corrisponde al culto offerto nel tempio e permette ai neofiti di addestrarsi nella pratica del servizio di devozione offerto al Signore. Anche Maharaj Pariksit aveva l'abitudine di giocare con bambole che rappresentavano Krishna. Ancora oggi in India i bambini di buona famiglia ricevono bambole che rappresentano Rama e O Krishna, o a volte anche esseri celesti, in modo che possano sviluppare un'attitudine di servizio verso il Signore. Per la grazia del Signore, anche noi, Papa sta parlando di se stesso, anche noi abbiamo ricevuto la stessa opportunità dai nostri genitori. E l'inizio della nostra vita fu caratterizzato da questo principio. Noi è meglio non pensare di qualche facevamo noi da piccoli, che non eravamo nati in famiglia di puri devoti come queste grandi anime. Verso 3. Così Uddhava aveva servito il Signore continuamente, fin dall'infanzia, e sebbene avanzato negli anni, la sua attitudine al servizio non si affievolì mai. Non appena gli fu chiesto di parlare del Signore, affiorarono alla sua memoria mille ricordi. Ecco, deve essere così per noi, più che siamo impegnati in servizio devozionale, più che pratichiamo coscienza di Krishna, che andiamo ai templi a vedere le divinità, a vedere i festival come Janmashtami, Govardhan Puja, questi sono ricordi che accumulano nella nostra subconscia e quando cominciamo a parlare di Krishna dovrebbe salire su questi ricordi. Più che l'abbiamo meglio è, più che lo possiamo accumulare. Così è così importante di andare ai templi, associarsi con devoti. Spiegazione di Srila Prabhupada. Il servizio trascendentale offerto al Signore non ha nulla di materiale. L'attitudine di servizio del devoto aumenta sempre e non si affievolisce mai. In generale, quando una persona raggiunge una certa età, le si dà il permesso di andare in pensione, sempre più tardi, un'età sempre più avanzata. Ma per quanto riguarda il servizio spirituale offerto al Signore, non c'è questione di andare in pensione. Sorpreso, i devoti del Signore non vanno in pensione. Perché non si smette. Di solito uno
vorrei andare in pensione perché sta facendo un lavoro che non gli piace, è stato costretto e non vedo l'ora di smettere. Invece un devoto si è impegnato in servizio nazionale e non vedo l'ora di continuare perché porta le più grandi felicità, il piacere. Anzi, lo spirito di servizio aumenta con l'età. Aumenta con l'età. I sensi disturba meno. Poiché al servizio spirituale non stanca mai, il problema di ritirarsi non c'è. Sul piano materiale, quando un uomo anziano arriva al termine delle sue forze, gli viene concesso di ritirarsi. Ma nel servizio trascendentale non c'è alcuna sensazione di fatica, perché si tratta di un'attività spirituale e non fisica. Ogni attività fisica, scusa. Ogni attività fisica è destinata a diminuire man mano che il corpo invecchia, ma l'anima non invecchia mai. Perciò sul piano spirituale il servizio che si compie non è mai causa di fatica. Non c'è dubbio che Uddhava fosse invecchiato, ma ciò non significa che la sua anima fosse invecchiata. Infatti, qual era la sensazione che avevano i devoti con Srila Prabhupada, che non aveva la sensazione che lui è un vecchio, una persona anziano, vecchio. No, aveva sempre la sensazione, anzi. Camminava quando andava a fare passeggiata con i devoti, discepoli di 20 anni, 20, 30 anni, non riuscivano a stare dietro, camminava molto veloce. E così tanti giovani sono riusciti a avvicinarlo perché non sentiva che lui era come un anziano, perché l'anima eterna, l'anima non si invecchia, è più che siamo identificato con l'anima spirituale invece dal corpo, non sentiremo vecchio. Sì, ci sono gli acciacchi del corpo materiale, la vecchiaia, ma non ti tiri giù in coscienza da sono vecchio, ma uno rimane fresco e sente giovane. Il suo atteggiamento di servizio verso il Signore maturò sul piano trascendentale. Perciò, non appena Vidura gli chiese di parlare di Sri Krishna, ricordò subito al suo Signore secondo le circostanze in cui si era trovato con lui e perse totalmente coscienza del proprio essere fisico. Questo è il segno del puro servizio devozionale, come rivelerà in seguito l'insegnamento di Sri Kapila e sua madre Devahuti, Lakshanam Bhakti Yoga Sya. Quello sarà fino del terzo canto, sì. No, fino di questo stesso canto, sì. Sri Kapila Deva, che istruisce sua madre Devahuti. Sri Kapila Deva è un'altra incarnazione divina dal Signore. Allora, verso 4. Per un momento egli rimase silenzioso, il suo corpo non si mosse, assorto. Questo è sempre Uddhava, sta parlando di Uddhava quando è stato chiesto di parlare di Krishna. Venuto subito tutti i suoi ricordi di Krishna, così è andato in estasi. Dovuto fermare un attimo. Assorto nel nettare dal ricordo dei piedi di loto del Signore, perso nell'estasi devozionale, sembrava sprofondare sempre più in quell'estasi. Spiegazione. Alla richiesta di Vidura di parlare di Krishna, Uddhava sembrò riemergere da un sonno profondo e come rimpiangendo di aver dimenticato per un istante i piedi di loto del Signore, e le ricordò di nuovo i suoi piedi di loto e tutto il servizio d'amore trascendentale che gli aveva offerto. Così facendo, ritrovò la stessa estasi che aveva provato un tempo in presenza del Signore. Questo
Questo è molto importante, che noi non sentiamo che siamo una presenza che possiamo vedere con i nostri occhi il Signore, ma poiché il Signore è assoluto, non esiste alcuna differenza tra il ricordo della sua persona e la sua presenza personale. Krishna è presente quando ricordiamo di Lui, quando cantiamo il mantra Hare Krishna, Krishna è presente quando leggiamo il Srimad Bhagavatam. Più che la nostra mente è fisso su questo ricordo di Krishna, sentiremo di più la sua presenza e l'estasi di relazioni personali con lui. Uddhava rimase dunque completamente silenzioso per un momento, ma sembrò subito sprofondare sempre più nella sua estasi. Questi sentimenti d'estasi sono caratteristici del devoto molto elevato e possono comportare 8 tipi di trasformazione spirituale che si manifestano a livello fisico, come le lacrime, i tremiti, un sudore eccessivo, una grande agitazione, palpitazione e un senso di soffocamento. Tutte queste manifestazioni dell'estasi apparvero sul corpo di Uddhava in presenza di Vidura. Solo ho sentito che veniva chiesto di parlare di Krishna, è andato in trance praticamente. Allora, verso 5: Vidura poté così constatare che Uddhava manifestava sul corpo tutti i segni spirituali dell'estasi più perfetto e si sforzava di trattenere le lacrime di separazione che riempivano i suoi occhi. Capì allora che Uddhava aveva perfettamente sviluppato il profondo amore per Dio. Solo osservando questi sintomi, che è stato chiesto di parlare di Krishna, ha mostrato tutti i sintomi di essere solo pensando di Krishna. Spiegazione di Srila Prabhupada: Vidura, essendo un esperto devoto del Signore, poté osservare in Uddhava i segni di una vita devozionale del più alto livello e poté così concludere che Uddhava era giunto alla perfezione dell'amore per Dio. Sono i sintomi, trasformazioni. Le trasformazioni fisiche dovute all'estasi nascono a livello spirituale. Non sono manifestazioni artificiali sviluppate con l'allenamento. Una volta mi raccontava Maharaj Prabhu che erano ai tempi di Calcutta, prima di tornare in Italia, che è entrato questo tipo che voleva far vedere di un grande devoto, aveva un piccolo gruppo di seguaci, capelli lunghi, che gli occhi si rotolavano, andavano davanti alla divinità Krishna, Krishna, cercava di imitare questi sintomi. E poi quando Mahasevera poi l'ha avvicinato, lui era nel mezzo delle sue estasi, ah, è pronto per Sara? È pronto da mangiare? Senso non è. Quando le persone imitavano quegli sintomi, è arrivato uno anche a San Francisco una volta, e i devoti, ah, questo è un grande devoto, onestasi. E proprio sono andato proprio a chiedere cosa dobbiamo fare, e gli dai un calcio in testa, perché sapeva che erano imitatori. E se eri veramente in estasi spirituale non sentirà niente. Invece se è un impostore che cerca di solo imitare questi sintomi esterni per essere glorificato, adorato, come un grande devoto, andrà via. Infatti è successo così. Quando i devoti non hanno dato un calcio alle persone, il principio era quello. Il servizio di devozione si sviluppa in 3 fasi. Il primo consiste nell'osservare i principi regolatori che
che guidano la pratica del servizio di devozione. Il secondo è raggiunto dai devoti realizzati che si stabiliscono nella pratica ferma e assidua del servizio di devozione. E il terzo corrisponde a quello dell'estasi, che si esprime attraverso varie trasformazioni fisiche di natura spirituale. Le nuove attività del servizio devozionale, tra cui l'ascolto, il canto e il ricordo, sono la fase iniziale di questo metodo. Ascoltando regolarmente le glorie e i divertimenti del Signore, il discepolo purifica il suo cuore da ogni contaminazione. Questo è il processo, è questo. E cantare e ascoltare di Krishna, che vuol dire leggere le Srimad e cantare di Krishna. Non è difficile il processo. Poi, man mano che si purifica, si stabilisce sempre più fermamente nel servizio di devozione. Gradualmente le sue attività si evolvono e prendono successivamente la forma di costanza, fede profonda, gusto, realizzazione e assimilazione. Questi diversi stadi di evoluzione contribuiscono a sviluppare in lui l'amore per Dio fino al suo livello più alto. Vedete che è proprio un processo scientifico. Se segue questo, se canta, ascolta regolarmente di Krishna, pian piano uno si eleva e risveglia questo amore per Krishna. Si manifestano poi altri sintomi come l'effetto, la collera, l'attaccamento che sfociano in alcuni casi eccezionali nel Mahabhav, livello generalmente inaccessibile all'essere individuale. Tutti questi sintomi erano visibili in Sri Chaitanya Mahaprabhu, la personificazione stessa dell'amore per Dio. Nel suo Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami, il principale discepolo di Sri Chaitanya Mahaprabhu, descrive sistematicamente tutte le manifestazioni spirituali visibili nella persona di un puro devoto come Uddhava. Abbiamo scritto uno studio riassuntivo dal Bhakti Rasamrita Sindhu intitolato Il Nettare delle Devozioni, per dare la possibilità a coloro che lo desiderano di ottenere informazioni più dettagliate sulle scienze del servizio di devozione. Quello proprio chiamava Il Nettare Devozione, il nostro manuale per la Bhakti Yoga, come praticare Bhakti Yoga. Oggi, se uno vuole essere un devoto del Signore, è importantissimo leggere questi libri. Poi in questo caso, Il Nettare Devozione, che c'è tutta la scienza di Bhakti Yoga. Se uno vuole praticare, deve sapere come. Così c'è questo manuale che spiega molto chiaramente. Ok, ricordiamo che adesso Matti Nicolò ha fatto un bellissimo servizio, ha messo tutte le lezioni di Srimad Bhagavatam in gruppi per canto, primo, secondo, terzo, tutti i vari canti, e ha messo in YouTube e nel canale 100 secondi, così se uno vuole tornare indietro, vuole ascoltare una certa parte dello Srimad Bhagavatam, uno può andare sul nostro gruppo di YouTube, 100 Vaikuntha, e trovare lo Srimad Bhagavatam diviso per canto, la lettura del Srimad Bhagavatam. E ricordiamo che oggi c'è la festa di sabato, siete tutti invitati, ci sarà Satchinanda Prabhu e Pilo Prabhu a fare il programma, venite in tanti. Che anche loro cucinano e cucinano tutti e due molto bene, lì ci sarà un buon prasadam. E settimana prossima ricordiamo che arriva Tarana Chaitanya, nostro carissimo amico qua che canta divinamente, ma per favore prenotatevi. E poi ricordiamo che ci sono l'olio di Deva Prasta disponibile e i panettoni fatto dai devoti di Goloka Eco Farm a Savona in Liguria.
sarà molto molto buona sicuramente. E basta. E poi domani chi vuole. Harinam domenica. E Harinam domenica prossima, non questa domenica, perché quando c'è Tana Chaitanya sabato prossimo, il giorno dopo domenica c'è Harinam e ci sarà più informazione riguardo, tutti i giorni arriverà la pubblicità. Per favore partecipate se volete sentire più il bhakti che cresce nel nostro cuore, dobbiamo impegnare e praticare servizio devozionale in compagnia dei devoti. Hare Krishna, buona giornata a tutti.